Buonasera, buonasera a tutti gli amici appassionati del Trofeo Jack. Siamo qui per un'altra entusiasmante partita per la sedicesima giornata della competizione più amata dagli amatori del calcio a 5. Troviamo di fronte due squadre dall'organico sicuramente di spessore. Stiamo parlando di Bayern Monaco contro Barcellona. Le squadre adesso... Andiamo a presentare le formazioni. Cominciamo col Bayern Monaco con Francesco Iovino tra i pali col numero 1, Michele Armenio col numero 9, Francesco Lamarca col numero 4, Pasquale Pizza col numero 5, Ivan Cappuccio col numero 0 e Maurizio De Sena col doppio 0. Mentre per il Barcellona vediamo schierati Luigi Duraccio col numero 9, Fabio Vestale col numero 8, Raffaele Alfieri col numero 4, Emilio Mancuso col numero 1, Raffaele Mancuso col numero 88 e il portiere Ruggero Annunziata col numero 1. Partirà il Bayern Monaco. Possesso di palla quindi in favore dei bavaresi con Lamarca che prova ad imbastire un'azione offensiva. Cappuccio adesso prova a far girare la sfera. Squadre che competono per un posto in Europa. Il Bayern Monaco che in questo campionato ha presentato un andamento abbastanza altalenante con prestazioni di altissimo livello, di grande spessore, ha invece sconfitte senza storia dove la squadra non ha espresso il miglior gioco. Invece il Barcellona più di una volta ha rinunciato a presentarsi, quindi ha avuto la partita persa a tavolino più un punto di penalizzazione, fanno 3 punti di penalizzazione in quanto le partite non giocate sono state 3 punti che potevano far veramente comodo alla squadra di Luigi Duraccio. Squadra di Luigi Duraccio che adesso riparte e subito il vantaggio del Barcellona. Azione partita da Emilio Mancuso sulla destra, pallone per Fabio Vestale che va a concludere battendo Francesco Iovino, forse un po' sorpreso, e Barcellona subito in vantaggio. Adesso sta il Bayern Monaco cercare di ritornare in partita, forse il Bayern Monaco che non ha ingranato la marcia giusta, deve riscaldarsi, forse una partenza diesel causata dal freddo. Barcellona che riparte, pallone per Raffaele Mancuso che prova la conclusione, ribattuta, riparte il possesso di nuovo per il Bayern Monaco. La marca in possesso, verticalizza per Cappuccio che è bravo a conquistarsi un fallo, il primo fallo di questa partita, di questa sfida, è in favore del Bayern Monaco. Ci andrà Cappuccio col suo destro. Cappuccio lo conosciamo, un giocatore veramente eccezionale, un brevilineo, bravo nel dribbling ma anche abile nella conclusione. È il destro che colpisce la base del palo. Sicuramente le azioni offensive del Bayern Monaco passeranno dai piedi e dall'estro di Ivan Cappuccio che si propone subito. Impattata la sua conclusione, riparte il Barcellona. Rimessa in favore del Bayern Monaco, riparte Armenio dal suo portiere Iovino che scarica subito in favore di De Sena. De Sena col sinistro appoggia alla marca, ancora De Sena. Aggancio un po' difettoso, infelice da parte di Armenio su imbeccata di De Sena. Ottimo qui Michele Armenio in copertura difensiva, ma è caparbio dall'altra parte Mancuso. Si tratta di Emilio Mancuso che è andato a recuperare questo pallone, ma ancora capovolgimento. Cappuccio si invola verso la porta, in scivolata e trova un grandissimo gol Cappuccio. Ivan Cappuccio pareggia per il Bayern Monaco, quindi parziale di 1-1. Cappuccio in azione solitaria ha superato due avversari e in spaccata col sinistro ha battuto l'estremo difensore del Barcellona. Si tratta di Annunziata,
pallone che bacia il palo e si deposita in rete per l'1-1 parziale. Partita che incomincia a salire di ritmi. Ci auguriamo le migliori azioni, lo spettacolo che queste due squadre sicuramente possono garantire. Vestale prova a lavorare questo pallone, forse subisce fallo, anzi no, tutta palla secondo l'arbitro. La marca prova a servire in qualche modo Armenio, pallone recuperato da Raffaele Mancuso che subisce anche fallo. Punizione quindi in favore del Barcellona, anche da una buona posizione, pochi centimetri al di là del dischetto del tiro libero. In tre sul pallone si allontana Vestale. Il primo indiziato pare Emilio Mancuso. Proverà lui a calciare questa punizione col sinistro. Esalta le doti di portiere di Francesco Iovino, che a mano aperta, si può dire, toglie il pallone dal set. Una buona punizione calciata da Emilio Mancuso al 38esimo è stata la risposta di Francesco Iovino. Cappuccio che prova ad inventarsi qualcosa, guadagna una rimessa laterale, ci andrà alla marca che covale per De Sena. Pallone sporco, rimessa per il Barcellona, si fa vedere Raffaele Mancuso che riceva, serve Vestale che prova il destro, la risposta di Iovino, ma ancora Barcellona con Raffaele Mancuso. Per Emilio Mancuso che cerca il sinistro, pallone controllo infelice da parte sua, quindi rimessa Bayern Monaco che prova a farsi vedere in zona offensiva. La marca in qualche modo prova a servire Cappuccio che d'esperienza guadagna una rimessa laterale. De Sena, Cappuccio serve la marca che si è spostato a sinistra, si fa vedere Armenio. Cappuccio forse, chiedo scusa, la marca forse ci mette un po' di troppo tempo, pallone però riconquistato. Cappuccio, grande palla qui per la marca che forse parte con un secondo di ritardo, brava la retroguardia blaugrana ma attenzione qui la rete su spunto del solito Cappuccio che va a recuperare un pallone fondamentale, lo mette in mezzo e Armenio, Michele Armenio col numero 9 non sbaglia, tapin dei più semplici, un cioccolatino servito da Ivan Cappuccio, una prestazione straordinaria almeno in questi primi momenti per Ivan Cappuccio. La rete di Michele Armenio porta in vantaggio il Bayern Monaco 2-1, quindi capovolgimento. Adesso sta al Barcellona a rispondere a questo guizzo di Cappuccio finalizzato da Armenio. Lavora questo pallone Raffaele Mancuso col sinistro, prova a servire dall'altra parte Emilio Mancuso, prova a restituirgli il pallone, buona la copertura di Francesco Lamarca. Lo stesso Emilio Mancuso col sinistro che prova a sventagliare questo pallone, facile preda di Iovino che serve subito Cappuccio, un controllo non perfetto il suo. Vestale però se ne esce alla grande da questo imbuto di giocatori, ancora lui, palla sul destro, prova la conclusione e poi d'esperienza Francesco Lamarca scaramente il pallone sulle gambe di Raffaele Mancuso, ne guadagna una rimessa laterale che batte subito in favore di Ivan Cappuccio sul cerchio del centrocampo. Serve il compagno Francesco che però perde il pallone, anzi no, il contrasto di Raffaele Mancuso gli consente di battere questa rimessa laterale subito sfruttata. Il gioco di gambe di Cappuccio che prova col sinistro, la grande capacità di Cappuccio di giocare con entrambi i piedi, la velocità d'esecuzione ne fanno di lui un calciatore veramente strepitoso, lo si sta vedendo in questi primi minuti di partita. Ha propiziato i due gol, uno l'ha fatto, l'altro ha fornito un assist. Mentre qui Francesco Lamarca lavora un gran pallone, c'è fallo, fischiato il vantaggio, anzi vantaggio che non si è concretizzato, chiedo scusa, l'arbitro fischia la punizione dopo questo gioco di gambe di Francesco Lamarca che ha eluso l'avversario che lo copriva.
guadagnando il fondo. Il pallone in mezzo non è stato poi sfruttato da Michele Armenio, forse disattento. Mentre si crea un campanello di persone attorno al direttore di gara, quelli del Barcellona non sono particolarmente felici della decisione. Francesco Lamarca reo di aver calciato dopo aver subito fallo. Forse questo fallo non doveva essere fischiato, ma l'arbitro all'ultima decisione, quindi c'è fallo. Ci sarà calcio di punizione in favore dei bavaresi. Sul punto di battuta c'è Ivan Cappuccio come al solito con il destro. Anzi, ma si presenta anche De Sena. La marca riceve da De Sena. Cappuccio. Cappuccio in possesso palla. Si crea dello spazio. La conclusione col sinistro è di poco a lato. Grande anticipo qui di De Sena che ci prova col destro. Ribattuto. Pallone che arriva ad Armenio. Ci prova anche lui. Difesa del Barcellona che si erige a muro. Rimessa regalata al Barcellona. C'è stato un errore nell'esecuzione della rimessa laterale. Duraccio che nel frattempo entra in campo. Si posizionerà in attacco come pivot. Barcellona che si sta organizzando le idee. Qui Duraccio prova a lavorare questo pallone, troppo fine la sua giocata, pallone perso. Allora Cappuccio con questo tacco prova ad aprire nei confronti di Armenio, ma è bravissimo nell'occasione Mancuso. Emilio, pallone che arriva a Duraccio, calcio d'angolo. Bravissimo qui Mancuso però ad evitare il sopravvento di due avversari. Proprio lui che batterà questo calcio d'angolo. Pallone che colpisce il compagno di squadra Vestale, quindi il Bayern mi guadagna una rimessa laterale. De Sena scambia con la marca, ancora De Sena. Sopraggiunge Cappuccio che riceve. Si porta il pallone su destro, ha provato l'imbeccata per Armenio che ha fatto un movimento errato. Buona l'idea da parte di Cappuccio, sicuramente il faro di questo Bayern Monaco. Barcellona che deve darsi una scossa, molto impreciso in fase di ultimo passaggio. Ancora Mancuso, serve l'altro Mancuso. L'ultimo tocco è proprio di Raffaele Mancuso, quindi rimessa ancora una volta per il Bayern Monaco. Da quella posizione sono state battute numerosissime rimesse. Vediamo se il Bayern Monaco riuscirà a fare un gol da rimessa laterale. Lo vedo un po' difficile in quanto il Barcellona è squadra attenta dietro. Solamente Ivan Cappuccio con le sue individualità è riuscito a scardinare la retroguardia blaugrana. Blaugrana che non sono altrettanto attenti in attacco, ma attenzione qui! Mi stava per smentire Vestale in collaborazione con Raffaele Mancuso. Attento Freccione, mentre qui Vestale litiga col pallone che si spegne sul fondo. Rimessa laterale con le mani di Francesco Iovino che tocca la rete superiore al campo, quindi si tratta di rimessa laterale in favore del Barcellona. Subito a cercare Emilio Mancuso, che ha provato col sinistro, buona la coordinazione, non altrettanto alla precisione, mentre arriva subito questo pallone verso Ivan Cappuccio, non bravo ad angaggiarlo, troppo lungo per lui. Provato a velocizzare i tempi il portiere del Barcellona, Ruggero Annunziata, ma non esce niente di positivo. Vestale contrastato da Pasquale Pizza che fa il suo ingresso in campo. Vestale col destro,
pallone sporco recuperato subito dal Bayern Monaco. Pizza prova questa verticalizzazione, pallone non preciso. Pizza che fa il suo ingresso in campo per la prima volta, bisogna un po' di tempo per carburare il buon esterno del Bayern Monaco. Bayern Monaco che riparte da dietro con De Sena. De Sena che cerca uno scambio con Cappuccio, Cappuccio che prova la finezza, non gli riesce. Allora riparte Vestale per il Barcellona, si appoggia al portiere. Annunziata che serve dall'altra parte Emilio Mancuso che mantiene il pallone in campo. Il gran sinistro, la risposta altrettanto positiva di Francesco Iovino. Cappuccio in possesso palla, prova a cavare un ragno dal buco. Pallone intercettato però da Vestale. Vestale, grande palla qui per Duraccio che non ci arriva. Non ci arriva, non aveva il passo giusto per questo gran pallone di Vestale. Duraccio che si sta impegnando, ha bisogno anche lui di un po' di tempo per carburare. De Sena, serve Cappuccio, anticipato da Mancuso che perde palla. Allora De Sena prova questo destro, portiere in qualche modo sparacchia su Francesco Lamarca. Ancora De Sena in possesso palla, prova a lavorare questo pallone, buono lo scambio con Cappuccio, però azione che non si concretizza. Vestale, azioni partono sempre da lui, Duraccio lavora questo pallone, prova il destro qui Vestale, non ci pensa due volte, destro impreciso però. Time out nel frattempo chiamato, ci sarà la possibilità per entrambe le squadre di rifiatare, di sorseggiare un po' d'acqua e di organizzarsi sulle tattiche al fine di affrontare al meglio questa partita dai grandi carichi dai grandi pesi agonistici. Ricordiamo Bayern Monaco che conduce per 2-1, le segnature di Cappuccio e di Michel Hermenio su assist dello stesso Cappuccio. Una partita abbastanza contratta, con le due squadre che fanno buon gioco, soprattutto il Barcellona abbastanza granitico in difesa ma non altrettanto positivo in attacco, mentre il Bayern Monaco ci prova, trascinato dal miglior giocatore in rosa, ovvero Ivan Cappuccio. Partita che ricomincia, pallone affidato a Ivan Cappuccio che giochicchia col pallone. C'è fallo su Cappuccio da parte di Vestale. Posizione errata del pallone al momento della battuta, tutto da rifare. Cappuccio col destro colpisce in pieno Vestale, mentre qui Pizza incespica sul pallone. Anzi no, c'è rimessa. Piede in campo, l'errore più frequente per i novizi quando si tratta di battere una rimessa laterale. Rimessa quindi in favore del Barcellona che lavora questo pallone da dietro. Pallone verso Duraccio, De Sena forse preso alla sprovvista, prova a controllare questo pallone. Pallone però sporcato in rimessa laterale che batterà Vestale nel punto deciso dal direttore di gara. È rimessa battuta molto male, pallone che però è subito recuperato dal portiere, è subito giocato verso Emilio Mancuso. In qualche modo la marca gli toglie il possesso, ma Vestale prova poi il destro, un destro largo, velleitario, non dà problemi a Francesco Iovino che subito gioca il pallone con le mani per Cappuccio che qui inventa con questo mezzo esterno una palla deliziosa per Pizza che non approfitta. Duraccio prova a lavorare questo pallone, pallone deviato
rimessa rosso-blu, blaugrana per meglio dire. Ci andrà Duraccio. Rimessa da dimenticare, forse c'è fallo su Cappuccio. È così, l'arbitro sentenzia il calcio di punizione, il fallo su Cappuccio che stava ripartendo velocissimo. Cappuccio palla a piedi, ricordiamolo. C'è fallo, è il quinto per il Barcellona. Fallo sul solito Cappuccio, che guadagna punizioni a destra e a manca. Sul pallone Cappuccio e Francesco Lamarca, mentre c'è De Sena che dà qualche indicazione. Forse si tratterà di uno schema, vediamo un po' cosa il Bayern Monaco riuscirà a fare da questo calcio di punizione abbastanza invitante. Lo vediamo, sul pallone c'è Cappuccio, un po' più lontano c'è Maurizio De Sena, ma è Cappuccio col destro che calcia mandando il pallone sulla barriera. Allora De Sena prova a sventagliare in avanti, pallone senza precisione. Allora Barcellona che riparte. Grande aggancio qui di Raffaele Mancuso, che però non è altrettanto bravo ad addomesticare questo pallone. Bayern Monaco in possesso palla, De Sena subito, verticalizzazione con Cappuccio, sponda di petto. Azione che si perde. Riparte tutto dai piedi del portiere del Barcellona, verticalizzazione verso Emilio Mancuso. Giusto il pallone, lo mantiene in campo, prova, è rimasto infortunato Ivan Cappuccio, una botta involontaria assolutamente da parte di Emilio Mancuso, che è andato al calcio col sinistro trovando un Francesco Iovino pronto, che ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Quindi corner in favore del Barcellona, c'è movimento, riceve Raffaele Mancuso che però si trascina il pallone in fallo laterale. Ancora da quella posizione batte De Sena per Cappuccio, mentre ci raggiunge negli studi del Maracanà il top telecronista Gian Domenico Piccolo. Quindi passo il microfono a lui, ciao Gian Domenico. Buonasera Giorgio, benvenuti amici sportivi di Video Nola, mi scuso per il ritardo, purtroppo ci sono stati dei, diciamo, problemi tecnici qui nell'organizzazione del trofeo Jack, tutto risolto, la squadra si completa con l'operatore Isidoro Tardivo sempre pronto a registrare e con Giorgio Lisio che mi ha sostituito efficacemente in questi momenti. La partita iniziata da un po' di tempo, Giorgio, com'è stato finora il match? Qual è stato il tuo parere su queste prime sortite di gara? Giando, brevemente, il Barcellona si è portato in vantaggio, quindi primi minuti di gioco a tinte blaugrana, ma il Bayern Monaco è uscito allo scoperto con l'individualità di Cappuccio, che è riuscito a confezionare un assist e una rete, quindi punteggio al momento di 2-1. Sicuramente top player Cappuccio, che spesso è mancato per ragioni logistiche a questa squadra, adesso prende palla, suggerisce per Pizza che di primissima intenzione conclude a rete di sinistro e segna. Bayern Monaco 3, Barcellona 1, ha segnato Pizza. Sì, tutto nasce ancora una volta dai piedi di Cappuccio, bravissimo col possesso palla a involarsi verso la porta e a scaricare questo pallone al bacio per Pasquale Pizza, che non deve fare altro che gonfiare la rete. Tiro chirurgico quello dell'esterno del Bayern Monaco, anche in questa occasione si fa preferire, mentre Armenio resta relegato in panchina in queste prime frazioni di gara.
Il Barcellona prova a concretizzare possesso palla, ma la manovra risulta ostacolata, abbastanza macchinosa. Guadagna una rimessa laterale il Bayern Monaco. Cappuccio qui ha un controllo difettoso dovuto anche al terreno di gioco abbastanza viscido stasera e perde la palla nuovamente in rimessa laterale. Torna a manovrare il Barcellona sfruttando gli errori della manovra avversaria. Qui Cappuccio e Arcigno e la spedisce in rimessa laterale. E chiama il cambio battuta, sempre puntuale, sempre attento Cappuccio, che mostra una folta barba in questa occasione. Torna il possesso palla per il Bayern Monaco con Cappuccio che attende il posizionamento dei compagni, prova a suggerire per la corrente la marca. Torna a manovrare il Barcellona. Suggerimento lungo qui, Armenio non difende efficacemente, la spizzata di testa tuttavia non rivela continuità, qui uno stop approssimativo di Cappuccio, Iovino si lamenta, torna a manovrare il Barcellona, frangenti di gara abbastanza macchinosi con Duraccio che qui prova ad orchestrare col compagno di reparto, ancora Duraccio palla al piede, serve in profondità, il Barcellona continua a manovrare il Barcellona, il tiro di sinistro. Iovino è pronto nella parata, nello specifico ha tirato Mancuso, prova ad involarsi la marca, Armenio prova a prolungare la sfera, ancora Mancuso, si gioca più a calci che a calcio in questa parte di gara, gambe alte, arriva un fischio arbitrale per mettere ordine e chiamare una punizione in seconda. È il fischio numero 2 per il Bayern Monaco, sappiamo che il Barcellona, chiedo scusa, ha già eliminato il bonus, quindi al prossimo fallo ci sarà tiro libero, partita agonisticamente valida, anche spesso e volentieri caratterizzata da gioco maschio. Tutta la batteria degli attaccanti del Barcellona, c'è Vestale, Duraccio sul punto di battuta, lo stesso Mancuso, battuta in seconda, Iovino chiama a gran voce Armenio che sembra un po' svagato qui, non riesce a coordinarsi col suo estremo difensore, Duraccio per Vestale, prova il sinistro, la marca esce bene, stende un avversario per il direttore di gara, non c'è più tempo, arriva il duplice fischio, intervallo con il parziale cristallizzato sul punteggio di 3-1 a favore del Bayern Monaco. Giando, ribadisco quello che ho detto in precedenza, una prima frazione caratterizzata dalla prima parte a tinte blaugrana, Barcellona che ha fatto la partita, ha imbastito numerose azioni d'attacco, neutralizzate per lo più da Francesco Iovino, sempre attento, poi il Bayern Monaco ha carburato, ha messo la marcia giusta, Cappuccio ha dimostrato di essere un top player, fornendo due assist e siglando una rete, per questo 3-1 direi meritato. In attesa della ripresa del gioco, linea alla regia.